È quello del pastore che va e si mette alla ricerca della pecorella smarrita. E una volta che l'ha ritrovata, se la pone sulle spalle per riportarla all'ovile. Perché l'ovile è la casa delle pecore, perché il gregge è il luogo esistenziale dove le pecore trovano la loro vita. Ecco, noi oggi siamo invitati a riscoprirci gregge amato da Gesù. Siamo chiamati a riscoprirci popolo conosciuto da Gesù. Abbiamo ascoltato nel Vangelo: Gesù conosce e chiama per nome ciascuna delle sue pecore. Nessuno di noi dinanzi a Gesù è un tu generico. Nessuno di noi dinanzi a Gesù è senza volto, è senza cuore, è senza vita, ma ciascuno di noi dinanzi a Gesù è se stesso. E Gesù chiama e ama ciascuno di noi per quello, per l'individualità che ciascuno di noi si porta nel cuore, per la preziosità, ma anche i limiti che ciascuno di noi si porta nel cuore e sperimenta nella propria vita. E allora ecco, oggi sentiamo che Gesù chiama ciascuno di noi per nome, là dove stiamo, in quel piccolo ovile che è la nostra casa. Sperimentiamo che Gesù si prende, continua a prendersi cura di noi, ma anche facendo attenzione che nel momento in cui si aprono le porte dell'ovile, domani noi avremo questa possibilità, forse, di uscire un pochino di più fuori da quel piccolo ovile che sono le nostre case, avere la consapevolezza, avere la certezza, ma avere anche la disponibilità a lasciarci guidare da Gesù, a seguire Gesù. Non possiamo pensare che Gesù è importante soltanto quando stiamo nell'ovile. No, Gesù è importante in ogni momento della nostra vita. Quando domani riprenderemo, chi per il lavoro, chi per la possibilità di uscire di casa, quando domani riprenderemo i nostri cammini, i nostri percorsi, non dimentichiamo che dobbiamo lasciarci illuminare da Gesù, dobbiamo lasciarci guidare da Gesù, quel Gesù che anima il cuore, quel Gesù che anima la mente, quel Gesù che dice una parola di verità su ogni momento, su ogni scelta che noi facciamo. E allora in questa domenica diciamo: Signore Gesù, ti lodiamo e ti ringraziamo perché continui a prenderti cura di noi. Signore Gesù, ti lodiamo e ti ringraziamo perché non ti sono sconosciuto. Ti lodo e ti ringrazio perché mi conosci. Ti lodo e ti ringrazio perché mi vuoi bene, perché ti prendi cura di me insieme con quel piccolo gregge che è la mia, la nostra famiglia. Signore Gesù, fa che possa essere sempre alla sequela di te, che sei il pastore che soltanto può guidare lungo i percorsi che portano alla pienezza della vita. Amen.